premio di un'opzione è quella somma di denaro che è pagata per ottenere il diritto di esercitare alla scadenza ciò che è contenuto appunto nel contratto di opzione. Quindi se acquisto una call, pago un premio per avere il diritto di comprare il sottostante. A che prezzo? Al prezzo che è pattuito nel contratto stesso, quindi che è lo strike price. Viceversa, se acquisto una put, pago il premio per avere il diritto di vendere il sottostante appunto al prezzo pattuito, allo strike price. Il premio che paghiamo non viene mai restituito, sia che l'opzione venga esercitata, sia che non lo sia. Ma andiamo subito a fare un esempio. Diciamo che ho una visione ribassista sul mercato e quindi mi muovo sulle opzioni di tipo put. Vado ad acquistare una opzione put su Intesa San Paolo, che attualmente quota a 2,16 €. Scelgo la scadenza di giugno e lo strike price abbastanza lontano, a 1,50 €. Il premio dell'opzione è pari a 0,016, cioè quando andrò a vedere il book che quota questa opzione, troverò dei prezzi che oscillano tra bid e ask tra 0,014 e 0,018, quindi diciamo una media di 0,016. Il lotto minimo per un'opzione di Intesa San Paolo è 1000, cioè significa che con ogni opzione di Intesa San Paolo ho il diritto di comprare o vendere, in base a che cosa sto acquistando, se una call o una put, 1000 azioni di sottostante. Quindi il premio che pagherò per l'acquisto di questa put è di 0,016 per 1000, quindi di 16 euro. Ma cosa accadrà a giugno, quindi alla scadenza di questa put su Intesa San Paolo? Vediamo le due situazioni possibili. Caso A, Intesa San Paolo va al rialzo anziché al ribasso, la mia visione ribassista era completamente sbagliata. Intesa San Paolo quota 2,50 €, quindi l'opzione che io avevo acquistato scade out of the money, vedremo in seguito cosa significa. Lo strike price di 1,50 € non è stato assolutamente raggiunto, ho perso i 16 euro di premio che ho pagato per acquistare la put. Vediamo il caso B. Intesa San Paolo invece quota 1 €, cioè è scesa ben oltre il mio strike price, quindi l'opzione scade in the money, è stato raggiunto il mio strike price e persino superato, ho perso i 16 euro del premio che comunque vanno pagati, ma mi troverò in portafoglio 1000 azioni di Intesa San Paolo vendute, cioè avrò un'operazione in portafoglio di tipo short. A che prezzo? A prezzo di 1,50 €. Quindi sono in guadagno, visto che ora Intesa San Paolo quota 1 €, sono in guadagno di 50 centesimi per ogni azione di Intesa San Paolo che posseggo in portafoglio. Ovviamente per poterle ottenere in portafoglio queste azioni short devo avere sul conto i margini che ovviamente il broker mi chiede. Adesso parliamo anche di quelle che sono le scadenze delle opzioni. Perché come saprete tutte le opzioni hanno una scadenza in cui l'opzione poi è esercitabile. Abbiamo delle scadenze di tipo trimestrali, mensili, settimanali, eccetera. Le opzioni sulle azioni e sull'indice MIB italiano sono quotate sul mercato IDE ed hanno scadenze sia trimestrali che mensili. Le scadenze trimestrali sono a marzo, giugno, settembre e dicembre. Quindi ogni giorno di borsa aperta vengono quotate contemporaneamente tutte le scadenze trimestrali, quindi le troveremo tutte sui book di quotazione, di negoziazione, e le due scadenze mensili più vicine. Quindi se adesso siamo a marzo, il giorno di 6 marzo, troveremo tutte le trimestrali quotate più due mensili, la scadenza di marzo e quella di aprile. Il giorno invece di scadenza delle opzioni, di questo tipo di opzioni, è il terzo venerdì del mese riferito alla scadenza. Nel prossimo video del videocorso parleremo di dimensione del contratto e di che cosa significa in the money, at the money e out of the money.